Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco. Sì. Bene. Ora tutto bene? Tutto bene, sì. Anche su internet tutto bene? Ultimamente ho scaricato poco la posta, però insomma vedo che è tutto tranquillo, non ho visto grandi cose particolari. No, l'unica cosa particolare che ho visto è che è arrivato uno, non so, fra mezzanotte e mezzogiorno di oggi e si è scaricato 92 pagine del sito del male, per cui infatti insomma, cioè, altre cose non ce ne sono. Ah, un messaggio particolare per Marco che ascolta le trasmissioni. E io ti ho mandato il link, ho mandato a tutto il gruppo il link per arrivare su Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Il sito è stato spostato da Lycos a Geocities, perché è più efficiente per altri motivi. Anche perché abbiamo un sacco di iniziative appunto su Geocities, perciò esatto. Insomma tutte le nostre main list, a parte una, sono tutte quante là, a parte una. Perciò. Esatto, per cui... Puoi tranquillamente trovarlo. Intanto ho mandato il link in lista, per cui lo puoi cliccare. C'è sempre il motore di ricerca all'interno, esatto, dei messaggi della mailing list, perciò non lo trovo. E poi un'altra cosa ancora, su Google lo trovate comunque, cioè anche se è stato spostato da un mese e 20 giorni, ho visto che già Google ha già linkato tutte le pagine, insomma, per cui Google ha linkato tutte le pagine, per cui non avete problemi. Alla fine ogni pagina, tornate all'indice, cioè tornate all'home page e da là avete tutti i link, a tutti anche i siti, per cui non vi fate problemi se non trovate qualcuno, cioè se qualcosa. No, ma anche una cosa che può essere importante, io lo ricordo soprattutto per gli iscritti della mailing list paganesimo, che i bookmarks, cioè praticamente all'interno della mailing list, possono essere personalizzati da ogni iscritto, cioè se qualcuno trova un sito interessante lo può inserire all'interno della mailing list e di conseguenza può anche servire, perciò non è necessario che intervengano i moderatori per aggiornare certe cose, chi è iscritto può anche aggiornare, dico guardate, io se avete tanti link invece di mandare tutti i messaggi fate un link nei bookmarks e poi mandate il messaggio di ho aggiunto dei link interessanti e uno entra nella mailing list e se li può anche vedere, insomma. Sì, comunque vabbè. E vi ricordo l'appuntamento che dovrebbe essere venerdì 21 giugno, sì, vediamo un attimo. Sì, è venerdì 21, lo vedo da qua, Francesco. Venerdì 21 giugno ci troviamo a Marostica per il penultimo dibattito sulla via occidentale della conoscenza, il crogiolo dello stregone. E il dibattito parlerà dell'intento e sapete che siamo entrati nel mondo della percezione, per cui ci sono anche tutta una serie di cose che appartengono, secondo quella che è la tradizione esoterica, più eminentemente la stregoneria che non altre. Secondo me l'arte dell'agguato, se uno non la pratica, l'intento non lo percepisce. Per cui sì, è vero, l'arte dell'agguato è più facile da esprimere perché è più materiale, cioè ha dei riferimenti più immediati nella vita quotidiana. L'intento è qualcosa che è fuori, abbiamo le intenzioni come riferimento, però è un po' fuori l'intento, anche perché parlare dei mondi del tempo è un po' più, diciamo così, lascia più il tempo che trova se uno non li vive come mondi, ecco, diciamo che c'è una trasformazione in corso, però stiamo parlando di mondi a percezione, di quello dobbiamo anche parlare. Parleremo naturalmente dell'intento anche nella vita di tutti i giorni, non è che parliamo soltanto dell'intento come mondi del tempo. E a proposito del crogiolo dello stregone, proprio questo sta suscitando parecchio interesse su internet, nei vari pezzi che abbiamo messo. Infatti ho detto adesso a Francesco, no? C'è arrivato uno che si è scaricato 92 pagine. Perché questo? Il discorso è abbastanza semplice. Ci sono stati un paio di omicidi abbastanza duretti ultimamente in giro per l'Italia. C'è stato quello che ha ammazzato i genitori per privare di Satana e c'è stato l'altro che ha ammazzato il figlio, per Dio onnipotente, insomma. Cioè, per cui c'è un intervento del cattolicesimo sulla struttura educazionale delle persone che è pesantissima. E naturalmente qualcuno si chiede anche perché succede, no? E se ci sono delle altre soluzioni o delle risposte diverse di quello che danno la normale sociologia, la normale psicanalisi e il sistema educazionale. Per cui è chiaro che c'è un interesse molto maggiore anche per riuscire a capire che cazzo sta succedendo in fondo in questo nostro sistema, anche perché
l'aspetto religioso si sta sempre più presentando in maniera preponderante, cioè ciò che prima era nascosto adesso diventa fuori molto, molto pesantemente. Tu ne hai sentito? Sì, anche perché appunto è successo anche altri casi in cui c'erano fattori religiosi coinvolti, tipo ad esempio quella donna sudamericana che ha ucciso la sua datore, esatto, di lavoro perché diceva che era indemoniata, cose del genere. Logicamente queste cose sono sempre all'interno dell'educazione cattolica e dell'educazione cristiana, anche perché prima di tutto il fatto di uccidere gli altri è una caratteristica fondamentale di ogni monoteismo, perché partendo sempre dall'inizio ogni monoteismo si caratterizza sempre dalla violenza e dalla necessità della violenza e dalla ripetizione della violenza, e significa anche l'ammissione chiaramente dell'incapacità di entrare in contatto con gli altri. Difatti una delle molte caratteristiche che abbiamo ultimamente sono omicidi che avvengono all'interno delle famiglie, esatto, e omicidi anche soprattutto verso i bambini, cioè questa è una caratteristica che tutti quanti sorvolano, dice ma è un fattore sociologico, è un fattore psichiatrico, è un fattore psicologico, è un fattore culturale, ma questi fattori sono stati generati da una cultura cattolica, esatto, da una cultura cristiana. Tenete sempre il conto che in tutte le culture cristiane e monoteistiche c'è sempre il sacrificio del futuro, esatto, cioè nel senso perché i figli rappresentano la possibilità dei genitori di continuare. E c'è l'oggetto di possesso, no? Roba mia. E soprattutto c'è anche una violenza sulle persone che sono indifese, perché logicamente ogni monoteismo porta a una forma di vigliaccheria e una forma di violenza sugli altri e soprattutto l'incapacità di misurarsi con chi è capace di anteporre a questo. Ed esempi ne abbiamo di continuo. Logicamente abbiamo anche una cosa molto semplice, che questo tipo di cultura è una cultura che tende a ripetersi e continua a trovare delle giustificazioni, esatto. Abbiamo sentito ad esempio la settimana scorsa un intervento terrificante di una persona che trovava normale che la Chiesa andasse a processare Giordano Bruno, omettendo che poi l'hanno bruciato a rogo. Perché? Perché aveva fatto una religione in cui si offedeva alla Madonna. No, perché... Perché non ripudiava le sue idee e più aveva fatto una religione che secondo loro andava a offendere, a oltraggiare, sì, bestemmiare la Madonna. Aveva citato Camilleri, che Camilleri affermava che la filosofia di Giordano Bruno era un guazzabuglio. Camilleri, che scrive pure i suoi romanzi, però che non si permetta di entrare in stregoneria, perché io vi posso prendere il libro dei legamenti delle magie di Giordano Bruno, che è stato pubblicato oltretutto, ve lo prendo insieme al senso delle cose di Tommaso Campanella, ve lo prendo insieme al discorso dell'anima di Pomponazzi e vi prendo anche due libri di inquisitori cattolici e vi faccio vedere con che fatica e con che impegno e con che grande magia Giordano Bruno, Pomponazzi e tutti gli altri hanno costruito quel 1500 che in Italia è praticamente la perla della filosofia mondiale, sì, perché nel 1500 in tutto il mondo la perla della filosofia mondiale era l'Italia. Dopo arrivò l'illuminismo, arrivò però in quel secolo fu l'essenza stessa del pensiero umano. Fate voi. Sì, no, ma vedi, al di là che le persone bruciate a rogo fossero della gente ignorante o della gente colta, quello che è veramente terrificante è che qualcuno pensa che sia giusto e che sia ammissibile, che sia giustificabile questo. Cioè, ma d'altronde, quando comincia a giustificare che delle persone possono essere bruciate a rogo perché metti hanno un rapporto particolare con un bosco o perché hanno una conoscenza delle erde e non hanno, secondo una cultura ufficiale, non hanno questa cultura, e si trova giusto farlo questo, quando si trova giusto che qualcuno che è capace di agire con la propria volontà, quando qualcuno è capace di elaborare una filosofia perché non rientra nei canoni di una religione che si dice rivelata, sia normale che si possa essere bruciato e processato. La Chiesa gli ha chiesto di ritornare nell'ovile, la bestia che usava andare fuori, cioè siamo all'aberrazione umana, cioè questa persona che ha telefonato non aveva neanche la cognizione su cos'è una persona, su che cos'è un soggetto di diritto. Per lui tutta la gente è bestiame della Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica fa quello che vuole, cioè abbiamo un'aberrazione che poi è quello che porta ai delitti, quello, sì, che porta, infatti, la distruzione nel sistema sociale. Certo che quando una cultura è così presente non possiamo meravigliare che esistono dei fatti di violenza così eclatanti, esatto, e logicamente come sempre, come nel caso della pedofilia dei sacerdoti, si guarda bene di chiedersi ma perché tutto questo avviene, esatto, qual è la cultura che l'ha prodotta, dove è stata la sua origine, quali sono i suoi fondamenti, quali miti, quali immagini e quali figure hanno, esatto, modellato il comportamento di queste persone. È una cosa che si evita, se preferisce fare campagne scandalistiche, si preferisce buttare sul discorso della violenza del sangue.
sangue, ma si cerca attentamente di evitare di domandarsi perché di questa epidemia. Ma pensiamo sempre che il monoteismo è un'epidemia dal punto di vista psichico, poi, è sempre una malattia che si diffonde tramite contagio. E poi ricordatevi sempre che questi sono gli episodi eclatanti, ma c'è tutta la base dell'iceberg dove questi fenomeni emergono, che è tutto di disagio della vita, cioè porta allo spaccio e all'eroina, porta alle persone incapaci di costruire il loro futuro, porta a contraddizioni, a casini, perché una persona non ha bisogno di avere un morto per avere dei problemi in famiglia o dei problemi nella vita, basta che abbia un'operazione di mobbing in corso, basta che non sappia dove sbattere la testa, basta che non sappia come pagarsi l'affitto, basta che abbia tutte queste serie di casini che i cattolici vanno a creare alle persone. Basta che non abbia messo la firma anche sul modulo giusto, perché non ci pensava che quello era un modulo importante. Cioè, abbiamo proprio questa incapacità di prendere le cose sotto gamba, no? Come se fossero sciocchezze, ma gli altri non le prendono sotto gamba per fregarti, per truffarti, per imbrogliarti. E questa è la cultura cattolica, privare delle persone delle difese davanti alla vita. E poi vengono fuori gli omicidi, ma queste sono le punte avanzate. Sì, ma infatti anche sai quanti migliaia di casi vengono occultati e non hanno quella rilevanza sui giornali proprio perché i giornali hanno cose più eclatanti da riportare. Ma quello che è soprattutto più tragico è che alla fine noi ci troviamo con un intero paese che è distrutto. Ma non è solo un intero paese, è a livello mondiale che il monoteismo crea questi problemi. Di conseguenza, se noi dobbiamo comprendere la realtà, non possiamo nascondere chiaramente l'origine di questo malessere e di questa situazione. Logicamente poi la Chiesa Cattolica si fa carico di andare a silenziare qualsiasi voce, perché basta pensare, visto che siamo nel periodo di Cannes, che un regista, parlando dell'ora della religione, ha detto in Italia ha vinto il partito dei vescovi, sì. o il Vaticano è andato a silenziarmi, a sabotarmi. Cioè, rendetevi conto che di fronte a un'elaborazione dal punto di vista del cinema, i vescovi rappresentano un partito che riescono a impedire il successo, ma non solo il successo, ma anche la diffusione e la conoscenza di questo film, che poi non è un film anticristiano. Poi gli hanno dato il premio, cioè i cattolici gli hanno dato un premio, sì, a questo film, e questo è micidiale, cioè gli danno il premio perché è bravo, è un film impegnato, rappresenta dei valori, però viene sabotato perché questi valori non devono essere calati a livello di massa, no? Cioè, sì, no, ma anche, ma c'è un discorso che è chiaro, noi abbiamo tutto quanto un esempio di film che tanto Vesalù Marie, che ad esempio è stato premiato al Festival del Cinema Cattolico a Berlino, e poi che era la storia, il rifacimento del travaglio di Maria, del concepimento di Maria, e poi in Italia la Chiesa Cattolica lo ha attaccato. Ma basta pensare anche a quel film schifoso che Gesù Cristo Superstar, cioè nel senso che va a raccontare un'immagine buonista, quasi hippie, di un Gesù Cristo criminale che ha avuto le contestazioni dei cattolici. Logicamente quando serviva poi per pescare nuovi polli l'hanno riciclato, però all'inizio appunto l'hanno contestato, anche perché ricordate sempre che tutti quelli che fanno campagna cercando di fare un'opera diciamo di revisione o di presentare Gesù Cristo come qualcosa di positivo commettono sempre un grande errore, perché alla fine veramente sono complici di un'attività delinquenziale in cui si fa passare un delinquente che è Gesù Cristo, un criminale come Gesù Cristo, come un modello da imitare. Che poi il discorso della revisione è un discorso che viene fatto normalmente. Adesso stanno revisionando anche le preghiere cristiane, no? Cioè è in corso una revisione perché si sono accorti che quella preghiera che fanno i cristiani, mi ricordo Padre Nostro, si chiama roba del genere, contiene tutta una serie di affermazioni che sono aberranti. Sì, vabbè, ma per 2000 anni quelle affermazioni le avete vendute, le avete imposte alla gente, avete colpevolizzato, avete alzato roghi, avete annientato persone, avete costretto bambini in ginocchio a recitarle fino all'ossessione. Cioè avete una responsabilità di delitti portati avanti per 2000 anni, cioè vi rendete conto? Adesso si fanno le revisioni, cercano di nasconderle, di occultarle, cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra resta sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma d'altronde sai, è un'azione di marketing, di immagine, e poi le persone di fronte a questo
sono state talmente piegate, talmente abituate a essere obbedienti, che protestano perché gli venga tolto questo. Ma d'altronde non c'è nessun tradimento del messaggio cristiano, perché il messaggio cristiano, il messaggio dei monoteismi, è sempre un messaggio di menzogna. E quando tu parti dalla base di un'affermazione di menzogna, nel corso della vita di una menzogna, può cambiare tutte le volte che vuole, perché ha un radicamento che è inesistente, cioè Gesù Cristo non è mai esistito, e di conseguenza vi raccontano la storia di Gesù Cristo, la possono cambiare quando vogliono, perché non devono rispettare una storia. Bisogna precisare una cosa, che il fatto che il monoteismo sia menzogna e i monoteisti usino la menzogna sistematicamente non è una cosa che la affermiamo noi. Ricordate che è negli Atti degli Apostoli, cioè Paolo rivendica il diritto di mentire a maggior gloria del suo Dio. Cioè, non ce lo stiamo inventando noi. Cioè, è un modo di essere del prete, del vescovo. Il vescovo Scola, che è arrivato a Venezia, deve usare la menzogna per imporre il suo Dio assassino agli uomini. Prima di lui era Cè. Nones deve usare la menzogna per imporre il suo Dio agli uomini. E questo è un atto divino. Cioè, fa parte delle regole della Chiesa Cattolica. Cioè, è chiaro questo, non è una cosa che noi diciamo lui mente perché noi vediamo che lui mente, no, loro sono organizzati per mentire perché questo è parte degli insegnamenti della Chiesa Cattolica, cioè non è che noi ci diciamo lui ha mentito o lui sta nascondendo qualcosa, no, loro sono organizzati per mentire, per cui loro sono menzogna fatta istituzione, perché per imporre il loro Dio hanno la menzogna come modo di fare. Perché non ce lo stiamo inventando, cioè non è che Francesco abbia detto loro mentono e basta, no, loro sono ideologicamente organizzati per mentire in funzione della menzogna perché questo li porta introito, cioè a maggior gloria del loro Dio. Sì, ma d'altronde la menzogna è alla base di tutte quelle religioni che pretendono di avere una rivelazione divina. Esatto. Cioè proprio perché basta pensare, per dare un esempio concreto, noi abbiamo una figura che viene considerata la massima espressione del cattolicesimo, e questo è il Cardinale Martini. Il Cardinale Martini, facendo un incontro a Milano, e nessuno ne ha parlato, nella cronaca di Milano si legge: a San Siro in 45.000 per Martini, imparate il Vangelo a memoria. Cioè, non dice fatevi una capacità di comprendere, no, lui dice chiaramente, fra virgolette, imparate il Vangelo a memoria, cioè diventate dei pappagalli. Ma questo uno lo può fare con i libri, il problema è che il Vangelo è un modo che va ad alterare la personalità della persona. Sì, è un modo di identificarsi col personaggio, per cui di essere identificazione col macellaio di Sodoma e Gomorra o identificazione col pazzo di Nazareth, per cui ciò che si riproduce all'interno del sistema sociale non è altro che la propria pazzia di onnipotenza che viene interiorizzata attraverso i Vangeli, per cui c'è la distruzione del sistema sociale, cioè c'è gli assassini nelle famiglie, c'è la pretesa di rubare, la pretesa di rapinare, la pretesa di essere seguiti, di essere creduti, cioè praticamente si è padroni delle persone, questo è porta come danno. Sì, ma poi vedi, una dimostrazione più chiara è il fatto che le persone devono adeguare la loro esistenza su questo, devono chiaramente uniformarsi, devono diventare standard, non possono avere comportamenti diversi, non possono avere percorsi, sono obbligati, perché dice: se tu vuoi diventare questo, certo uno lo può fare. Il problema è che il Vangelo, il cristianesimo, Gesù Cristo, portano tutta una serie di implicazioni sulla realtà delle persone che poi va a manifestarsi nella società, nella cultura, nella politica, che veramente crea un dramma, che distrugge i paesi, che annienta le persone, che distrugge intere civiltà, intere comunità. E logicamente come facciamo a meravigliarsi quando un cardinale dice che il sintesi della sua esistenza è di andare a pescare gli altri come fossero dei pesci? Cioè dice: no, io sono totalmente bravo, sono diventato un eroe, ho creato una mia personalità, sono stato capace di compiere delle grandi azioni, no, io sono stato bravo perché sono stato un pescatore, cioè ho messo nella rete gli altri. Allora, visto che ci ha messo una rete, l'appuntamento è per il venerdì 21 giugno dalle ore 20.15 alle 20.45, via Montello 66, via Montello, vi ricordo, la statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66, e dopo arriviamo alla sala dei dibattiti. C'è un piccolo qui pro quo, Allora, io ho firmato il contratto di lavoro, per cui dal giorno 10 vado a lavorare in fonderia. E in fonderia ho i turni dovrebbero consentirmi di fare le trasmissioni qui in radio
Per i primi due mesi due trasmissioni su tre. Francesco copre la terza, per cui non ci dovrebbe essere nessun problema. E comunque siamo organizzati anche per fare tutto quello che è necessario fare. E non so quel venerdì come mi capiteranno i turni di lavoro. Chiaramente saremo pronti eventualmente a spostarli di un venerdì, qualora magari, non so, perché non posso nei primi due mesi prendermi dei permessi di lavoro, dopo magari posso fare più o meno quello che voglio, insomma, una volta fatto il turno di notte, insomma, penso di poter prendere di giorno i permessi necessari, però per i primi due mesi non è possibile prendere permessi di lavoro. Pertanto io spero che quel venerdì, fatti due conti così a spanne, dovrebbe essere uno dei venerdì in cui posso fare il dibattito, a spanne però, senza un'idea precisa. Comunque, sì, beh, limite, per una volta possiamo anche, se fosse anche per due, tanto sono un cuore soltanto due incontri, sì, sono giugno, conclusivi. Quelli di luglio, di conseguenza potremmo anche per una volta modificare i calendari, non è un problema. Sì, comunque siccome sono i due dibattiti conclusivi no, di quello che abbiamo fatto finora, sarebbe un peccato. Io comunque spero di esserci senza problemi. Per quanto riguarda poi qui in radio, dovrei fare tutte le trasmissioni regolarmente, saltandone una su tre per il momento, e poi magari da settembre con il gioco di permessi e tutto il resto dovrei riuscire a fare regolarmente le trasmissioni. C'è una cosa, le trasmissioni saranno molto più incentrate su quello che è la cronaca e su quello che saranno i libri, per cui magari probabilmente vi farò anche delle trasmissioni su Giordano Bruno o su alcune scuole di filosofia, tipo il Pomponace, tutte cose che dovevamo già fare da anni e che poi non c'è mai stato il tempo per farle, e ci saranno meno trasmissioni invece sui testi che io elaboro, perché chiaramente ho meno tempo per elaborare i testi. In ogni caso ricordatevi sempre di internet, perché su internet continuerò a far circolare il materiale, cioè sarò sempre presente nei gruppi di internet per far circolare il materiale. Magari sarà un materiale un po' più breve, però ricordatevi che per il momento abbiamo messo su internet qualcosa come 5 milioni di caratteri, pari a 10 libri, per cui penso che il lavoro ne abbiamo fatto moltissimo, c'è molto lavoro da fare e tanto c'è ancora da fare. Un'altra cosa ancora che Francesco ancora non gli ho detto, però non so lui, è arrivato da Trihuna, dalla Lituania, il messaggio della conferenza di agosto che tiene in Lituania. È un invito a partecipare, staremo a vedere cosa riusciremo a fare, però ho l'impressione che l'abbia mandato in forma privata e non in forma da linkare sui siti. In ogni caso la traduzione l'ho fatta, ci sono le date dell'incontro d'agosto. Chiede un articolo da mettere sulla quercia, cioè sul bollettino loro, e vedremo cosa si riusciamo a fare, perché l'articolo lo scriviamo, bisogna anche tradurlo, cioè questo è anche il problema, non è semplicemente, bisogna mandarglielo in inglese. Comunque in ogni caso Lituania continua a lavorare, in giro per il mondo i pagani continuano a lavorare, il dibattito sta in ogni caso crescendo, i siti stanno facendo da punto di riferimento per quello che è il paganesimo mondiale, perché effettivamente ho aperto 2000, con tutti i problemi che sono stati, sono state aperte 2500 pagine solo dei siti di cui io ho le chiavi di entrata, no? 2500 nel mese di maggio, mi sembra che siano stati notevoli. Ci siamo mai fatti. Cioè 2500 pagine aperte e quasi tutte scaricate naturalmente dai siti, insomma. Penso, e solo dei miei quattro, cioè perché ne abbiamo altri 4-5, quanti ne abbiamo in tutto? Ormai neanche li contiamo più. C'è qualcuno che ci ha tentato di catalogarli e alla fine ci ha rinunciato. No, in effetti stiamo praticamente facendo un grosso. Secondo il Sentiero d'Oro ho aperto 500 pagine insomma finora, pertanto è notevole insomma il lavoro che è stato fatto sto mese. Ricordatevi sempre di, se potete, collegatevi con internet. Sì, beh, internet noi lo diciamo sempre e torneremo a ripeterlo, è uno strumento eccezionale di collegamento, proprio perché permette di far circolare un sacco di informazioni e soprattutto permette un contatto che è quotidiano con le persone. Certo, io lo scarico la posta ultimamente per una serie di impegni di lavoro un po' lentamente, però insomma bene o male faccio il possibile, anche perché cerco di curare altri settori di internet e logicamente il tempo è quello, sì, che c'è. È quello che è, effettivamente ci stiamo sobbarcando una mare, penso che nessuno sia mai riuscito a fare nell'unità di tempo il lavoro che abbiamo fatto noi, Francesco, sia impossibile, cioè,
veramente. Adesso vedremo con la fonderia cosa succederà. Oh, raga, tanto vado mica a morire, vado solo a lavorare in fonderia, cioè non è che cioè, non succede assolutamente niente. Va bene, facciamo un breve inno, Francesco, dopo riprendiamo un attimino il dibattito. Vi ricordo sempre, sia che noi parliamo di problemi sociologici, cioè problemi di vita, sia che parliamo degli dèi, sia che parliamo del percorso di stregoneria, parliamo sempre esattamente della stessa cosa. Cioè non è che cambia perché oggi parlo del Crogiolo e Stragone, dopo parlo dei, non so, gli dei niorfici oppure degli inni caldaici, cioè degli oracoli caldaici, o perché parlo di Esiodo, o perché parlo degli dei egiziani, anche se la parlo meno perché in effetti è più pesante la faccenda, cioè richiede più studio. Cioè sia che parliamo di problemi di sociologia, sia che parliamo dei preti, sia che parliamo delle... degli dèi, sia che parliamo di filosofia, sia che parliamo di anche giurisprudenza, se dovessimo parlare, parliamo sempre del paganesimo politeista e dei suoi aspetti e delle sue manifestazioni. Vero Francesco? Esatto. Perché noi altri dobbiamo afferrare tutto, cioè non siamo una roba che dice tutto il resto se è valido. Cioè tutto è da rimettere in discussione. Cioè, per esempio, perché io ce l'ho molto con i magistrati, a parte le mie cose personali che se fatti mi e mi io ce l'ho con i magistrati perché ai bambini a scuola si insegna il catechismo, cioè si insegnano le regolette morali che non valgono niente, e non si insegna il codice di procedura penale, il codice penale e il codice civile, che bene o male una persona che ha da vivere nella nostra società deve conoscere qual è il codice civile, qual è il codice penale e qual è il codice di procedura penale, cioè ha il diritto di avere tutti gli strumenti che gli servono per essere una persona. Questo io ce l'ho con i magistrati, mia per altri motivi, ci... Beh, piano, cioè, ci sono anche altri motivi di essere con i magistrati. Beh, volevo... io posso citare i fatti personali di magistrati che conosco. Che, non che volevo. Dico, no, ma ti faccio l'esempio, cioè di addirittura di quanto è condizionamento dell'educazione. Esatto. Io mi ricordo che ho registrato, che una volta in privato ho regalato a un magistrato che conoscevo un libro di Nietzsche, e lui me l'ha rifiutato perché ha detto lui in casa non avrebbe mai un libro di Nietzsche. Cioè, magistrato a Vicenza, famosissimo tra l'altro come magistrato, quando io gli ho regalato un libro di Nietzsche, lui me l'ha rifiutato il regalo perché fai in casa non tengo un libro di Nietzsche. Non è che è una corruzione, un tentativo di corruzione per caso? No, assolutamente. Allora. Cioè, rendetevi conto che perciò, nel senso che se a me mi regalano anche il Vangelo, non lo butto via, non lo rifiuto, anzi, posso commentare e dire sì, lo conosco ed è una cosa criminale, però non avrei il problema di tenere in casa un libro, il Vangelo. Anche perché, scusa, io cosa commento? Esatto. Se no, cioè, fammi capire, cioè, non si può. Va bene, allora, di cosa parliamo oggi in Orfico? L'inno profumo di Rea. Rea. Io so perfettamente cosa hanno spacciato i cristiani in tutto questo tempo, e anche i classici greci, loro pensano che Gaia fosse la terra e Rea non si sa bene cosa sia. In realtà Gaia, vi ho detto, non è la terra, Gaia è l'energia vitale che attraversa ogni cosa e ogni oggetto e che compone ogni cosa e ogni oggetto, mentre invece Rea è la terra ed è Rea che genera l'atmosfera, Zeus, che genera Cronos, che genera la natura, che genera Estia, sì, che genera Demetra, che genera le trasformazioni. Perché se le trasformazioni possono esserci dell'essere natura, è perché c'è la terra. Pertanto Rea è la terra. Vorrei essere chiaro questo, perché è una cosa che sei in contraddizione con tutto quello che è stato detto finora, lo so. Francesco, qualche volta bisogna pure che faccia delle cose nuove, se no mi dicono che copio tutto. Mettiamo a posto questo. Allora, l'inno orfico. Rea venerabile, figlia del multiforme Protogono, che mette il carro dalle sacre ruote sugli uccisori di tori, accompagnata dai timpani che ami il delirio, fanciulla risonante di bronzi, madre di Zeus e Giogo, signore dell'Olimpo, da tutti onorata, delle forme splendenti, beati compagna di Crono, che ti diletti dei monti e degli spaventosi urli dei mortali. Rea, di tutto sovrana, che susciti il tumulto di guerra dall'animo forte, ingannatrice, salvatrice, liberatrice, origine prima, madre degli dèi e degli uomini mortali, da te infatti deriva la terra e l'ampio cielo in alto, e il mare e i venti, amante della corsa, aeriforme, vieni da beata salvatrice con benevolo consiglio, portando pace con ricchi beni, mandando brutture e morti ai confini della terra.
Vi ricordo che prima di leggere il commento, che gli dei pagani, cioè gli dei nel paganesimo, assumono sfaccettature e forme diverse a seconda dell'insieme in cui vengono riferiti. Cioè Esiodo mette gli dei in un certo modo, gli gnorfici mettono gli dei in un altro modo, altri autori, tipo Apollodoro. O un altro ancora, adesso mi viene in mente, mettono gli dei in un'altra cornice ancora. Perché? Perché degli dei pagani si afferra ciò che soggettivamente siamo in grado di afferrare e per ciò che è il nostro percorso di conoscenza e di consapevolezza. Pertanto non esiste una verità di rappresentazione di una divinità pagana, ma esiste la nostra capacità di percepirla e di inserirla all'interno della nostra vita. Pertanto nel paganesimo non esiste una verità del Dio, ma esiste la mia capacità di percepire la divinità e di trasmettere agli altri la divinità che io percepisco. Pertanto anche se voi trovate in tanti testi pagani tante sfaccettature diverse, tante composizioni diverse, è il soggetto che percepisce il Dio e che trasmette agli altri uomini la sua percezione. È chiaro, Francesco, sì, quello che ho detto? Cioè noi non abbiamo un Dio che se questo basta. Cioè, ma guarda, poi il discorso, io dico sempre che le mitologie non sono mai ferme, non sono mai statiche, e poi sono delle mitologie che a noi sfuggono completamente. Esatto. Cioè nel senso che ogni mitologia è una cosa di incredibilmente grande e di incredibilmente particolare. Voglio tanto per dire, buttare lì una curiosità che mi ha fatto sorridere. Tutti sanno che ci sono di Malostica, e Malostica è famosa per il ciliegie. Benissimo, facendo gli studi di mitologia slava ho scoperto che nelle popolazioni slave c'era una divinità preposta alla fecondazione delle ciliegie e alla loro maturazione. Cioè, io ad esempio ho fatto ultimamente alcune ricerche iniziali sulla mitologia degli Inuit, sugli eschimesi. Noi di solito si vengono sempre raffigurati come dei poveracci che masticano carne di foca, che sono dei disgraziati, che sono dei poveracci, che sono degli incapaci. Eppure hanno una mitologia così ampia, così ricca, che è incredibile. Cioè, nel senso che se ci fosse tempo mi verrebbe quasi voglia di cercare di fare un piccolo dizionario di mitologia sulla mitologia degli Inuit, degli eschimesi. Ma io, difatti, una cosa che mi riprometto è quello di fare il confronto. Qualcuno dice i monoteisti sono frutti del deserto e hanno un solo Dio, ma gli eschimesi che vivono in una terra che è veramente desolata dal nostro punto di vista, come fanno ad avere così tante divinità, così tante leggende? Dipende dall'ambiente o dalla loro capacità di entrare in contatto con l'ambiente? Cioè, allora, di conseguenza, gli ebrei, i monoteisti cristiani sono monoteisti perché è l'ambiente che secondo loro è ostile, ma no, questo significa che è la loro incapacità di entrare in contatto nell'ambiente in cui vivono. Esatto. E di conseguenza è un fattore culturale di popolazione, di abitudine, soprattutto se gli Inuit, gli eschimesi, perché gli eschimesi è un termine dispregiativo che viene dato, ma per intendersi, cioè, chiamiamoli così, riescono ad avere una mitologia così diffusa, con centinaia di divinità, ma con divinità particolari. Cioè, per andare a pensare che, ad esempio, gli eschimesi hanno delle divinità per come cade la neve. Cioè, allora, questo significa che la loro attenzione verso l'ambiente, la loro capacità di osservare la realtà che li circonda, pur essendo per noi un ambiente povero, perché se ci mettiamo nella nostra condizione di osservare la loro realtà, dice, cavolo, è un ambiente terrificante. Eppure la loro capacità, eppure nonostante che siano isolati, eppure che non hanno avuto contatti con altre civiltà, eppure sono sempre vissuti ai margini, hanno sviluppato un universo mitologico incredibile. Il loro Zeus è diverso dal nostro. Ma il loro Dio non è sui cieli, il loro Dio non è lontano da loro, il loro Dio non vive ai Caraibi, il loro Dio e la loro divinità vivono con loro nel ghiaccio e soffrono con loro, vivono con loro e sanno benissimo che esiste questo. Allora, di conseguenza significa sempre che la capacità delle persone di avere una capacità di elaborazione e di vivere e di sopravvivere in ambienti ostili è dettata dalla loro volontà, dalla loro capacità di entrare in contatto con il mondo. Potremmo dire che il deserto è un deserto solo se qualcuno lo vuol vedere o leggere come un deserto. Tanto per... Già Nietzsche aveva detto, fa il deserto cresce, guai a colui che ce l'insedia i deserti. Cioè il deserto peggiore è il deserto interiore. Esatto. Logicamente una delle pratiche che fanno normalmente, che esempio, i cattolici è quello di fare pratiche. Loro fanno una roba terrificante che si chiama oggetti spirituali. Cioè. E una delle pratiche loro è quella di fare il deserto interiore. Cioè, quando io sento questa definizione, ho detto, ma questi sono veramente pazzi, cioè, il deserto interiore. Cioè, quando mai sottrarre alla propria dimensione interiore la capacità di osservazione o di molteplicità è un guadagno? Mai, è sempre una perdita, è sempre una sottrazione, e soprattutto quando tu crei volontariamente il deserto,
ti togli un sacco di energia, esatto, di possibilità. Significa che volontariamente vai a mutilarti. Infatti, e questo cos'è il masochismo? Ma questo masochismo se poi si riproduce anche nella vita. Infatti è un modo per controllare le persone, no? E questo si riconnette al corso di Rea, esatto, che Rea, quando gli chiedono di uccidere il suo figlio, inganna chi vuole uccidere il suo figlio per salvarlo. Solo. Cioè, e questo, cioè, è già significativo. Non solo, ma cioè, prepara anche la situazione per cui Zeus può distruggere Crono. E guai se non lo fa, perché se Rea non prepara la situazione per distruggere Crono, Zeus non può ricoprire la Terra e non può ritornare fuori Era, non può tornare fuori Demeter, cioè non può nascere la vita, cioè non può nascere la natura. Per cui è necessario che Zeus abbia il sopravvento su Crono, sul tempo, e che usi il tempo proprio per le trasformazioni. Cioè, tutti questi passaggi sono importanti per leggere le trasformazioni, no? Per cui si scopre che pagani non sono mai stati creazionisti, esatto, cioè, mai. Ma leggiamo anche Re in contrapposizione appunto col discorso cristiano, il discorso monoteista. Cioè, quando appunto Rea, che è una donna sempre considerata in tutte le regioni monoteistiche inferiore, quando qualcuno gli dice dammi il tuo figlio perché lo possa uccidere, lei inganna queste persone e salva suo figlio. Dall'altra parte abbiamo un uomo che è un Abramo, e quando Dio dice uccidi Isacco, si sì, parla tranquillo, lo va ad ammazzare. Cioè, se poi non arriva il telefono azzurro a fermarlo, questo uccide anche il proprio figlio. È una cosa terrificante che ho elaborato anche in uno degli ultimi commenti degli Neorfici, no? Perché su questo c'è Kierkegaard, che ci fa il libro Timore e Tremore, no? Davanti al quale dice: quando mai sarò abbastanza bravo che il mio Dio può accogliermi? Mai, beh, fa quel cazzo che vuole, no? È una cosa, e questo qua ci se la menava su Isacco e su Abramo, e tutto il suo sogno era quello di fare il viaggio con Abramo, perché era il massimo di quello che ha vissuto dal punto di vista infantile, che è terribile, terrifica. Ci ho voluto proprio mettere l'ultimo inno perché è chiarificatore. Bene, facciamo il commento e poi andiamo avanti. Il commento ad Era: ricordiamo come gli Inni Orfici sono scritti in un periodo tardo ed è quasi inevitabile che la figura delle grandi dee madre tendano a sovrapporsi per difendersi dal cristianesimo. In quest'inno Re appare in tutto il suo vigore orgiastico, con tumulti di timpani e strumenti di bronzo, sovrapponendo la figura di Rea a quella di Demetra. Rea passa nel ruolo di madre degli dei e degli uomini, e non è più figlia di Gaia e Urano stellato, ma diventa figlia di Protogono, l'intento, anch'egli definito nell'inno a lui dedicato padre degli uomini e degli dei. Gli animali che tirano il carro di Rea sono i leoni. Gli evocatori degli Inni Orfici manifestano il loro sentire religioso, riempiendo l'immagine che chiamano Rea col significato che a quell'immagine si danno. In tutto il sentire pagano antico greco c'è sempre stata questa sovrapposizione, che è servita da un lato per impedire ai cristiani di comprendere la cosmologia greca, ma dall'altro è stata generatrice di confusione. Gaia come Protogono o Eros, l'intento, nascono apparendo dal caos primordiale, dall'indescritto indescrivibile, da ogni coscienza di sé esistente. Gaia non nasce, ma è sostanza di quel caos primordiale, è l'energia vitale. Da Gaia si genera Urano stellato, quando le galassie e le stelle prendono coscienza di sé. Quella situazione è la condizione del venire in essere dei titani. Uno di questi titani è Rea. Rea è l'essere terra, che per la propria persistenza genera i suoi figli, e primo fra tutti Zeus, l'atmosfera del pianeta, mentre gli altri figli dormono in potenza nel ventre di Crono, il tempo, in attesa di essere vomitati e partecipare a costruire le condizioni affinché gli esseri della natura possano germinare. Così Demetra, Estia e Era non possono esistere se Zeus non avvolge il pianeta su cui viviamo. Senza la nostra atmosfera, chi crescerebbe? Significa: chi esprime Demetra? Di che si nutre Demetra se nulla cresce? Lei che è la crescita in se stessa. Chi tesaurizza? Chi esprime Estia, il risultato della crescita, se nessuno agisce? Come potrebbe esprimersi Era, l'essere natura, senza Zeus, l'atmosfera? Così è per Ade e Poseidone, figli di Rea.
comprendiamo che noi esistiamo calpestando Rea e che Rea ha costruito le condizioni affinché tutti noi esistessimo, e quando guardiamo all'essere terra cominciamo a pensarlo come un Dio, come un essere che costruisce se stesso e che respira, ha le sue passioni, le sue tensioni, i suoi bisogni. Allora possiamo recitarlo quell'inno e possiamo accettare tutta la forza orgiastica finalizzata a sviluppare il piacere della vita che esprime. Possiamo onorare Rea, le sue strategie di vita, il suo ingannare Crono, e possiamo riconoscerla come madre dei mortali e degli dèi. Ed è corretto quanto di Rea afferma l'inno: da te infatti derivano e la terra e l'ampio cielo in alto e il mare e i venti, amante della corsa e riforme. In questo inno, come in molti altri, c'è sempre quella strana invocazione, a detta degli studiosi, relativa alla morte. In realtà noi sappiamo che nel paganesimo antico la morte del corpo fisico era considerata una porta, un passaggio per un'altra tipologia di vita. Sappiamo anche che per giungervi era necessario vivere coraggiosamente, affrontare le contraddizioni della propria esistenza e cercare l'alleanza con gli dèi per camminare assieme. Questo come pagani politeisti lo sappiamo, ma agli studiosi questa cosa non quadra. Il cristianesimo è andato farneticando una quantità enorme di stupidaggini nel corso della storia, e queste stupidaggini impediscono agli studiosi di affrontare l'argomento da una diversa ottica, che non sia quella che ha insegnato loro il cristianesimo. Pur tuttavia, prendo dal commento di Gabriella Ricciardelli: la richiesta per un buon fine di vita è frequente. Le richieste di tali motivazioni sono diverse. Forse a torto Keisner ritiene che la fine della vita non sia la morte, ma il completamento della vita, con tutto ciò che essa deve accordare all'uomo che spera. Una posizione simile a quella di Keisner è tenuta da Gessner. Per non dilungare il discorso, diciamo che la morte del corpo fisico non era vissuta con disperazione, perché c'era la nascita del Dio che veniva partorito. Quello che nell'antica Roma era genio per gli esseri umani maschili e iuneo per gli esseri umani femminili. Data la modificazione della struttura culturale, viene perso il significato originale e quanto resta viene piegato ad un nuovo significato funzionale alla nuova struttura culturale che prende sopravvento sugli esseri umani, in questo caso il cattolicesimo. Marea rimane, accompagnata dai timpani che ami il delirio, fanciulla risonante di bronzi, madre di Zeus e Giogo, signore dell'Olimpo, da tutti onorata dalle forme splendenti, beata compagna di Crono, e chiama coloro che prendono coscienza di sé sul suo suolo a percorrere un sentiero divino. Onoriamo l'essere terra anche attraverso quest'inno e prendiamo per mano gli dèi, perché uguale è protagono nell'esprimersi in noi, nell'alimentare le nostre azioni, nell'allontanare i mali oltre i confini dell'universo. E questo è il commento a Rea. Sì, beh, logicamente il comportamento di Rea è un comportamento chiaro, cioè nel senso che bisogna sempre fare in modo che le proprie azioni permettano la continuità della vita. Cioè il fatto di non sottomettersi a nessuna volontà, a nessuna imposizione, e la capacità di giudicare con la propria decisione, con la propria volontà, è sempre un contributo fondamentale che noi diamo alla nostra esistenza, alla nostra capacità. Certo che se noi ci facciamo delle divinità abbiamo sempre un qualcosa che permette di conquistare maggiore libertà a tutti quanti, però il nostro agire è sempre legato alla fedeltà al nostro principio, alla nostra volontà, alla capacità di intendere le cose nella maniera più retta e più giusta. Rea non si pone di fronte a un comando che ritiene sbagliato, sottomessa, anzi gioca d'astuzia, gioca di capacità, perché si rende conto che quello che è fondamentale per lei è che le sue azioni possono modificare il futuro. Logicamente, man mano che una persona modifica in questo senso la propria esistenza, si rende padrona di qualsiasi cosa, e rendendosi padrona delle proprie capacità, delle proprie volontà, modifica in maniera sostanziale la realtà. E d'altronde Rea, col fatto che salva Giove dalla distruzione, permette la nascita di un nuovo essere divino, lo allontana da sé, ma permette che questo nasca, se ne prende cura affinché qualcuno lo possa curare, lo possa seguire, lo possa portare avanti, perché si rende conto che ogni divinità che viene introdotta nel mondo è sempre una ricchezza per il mondo. E se una divinità riesce a fare questo, cioè riesce a rifiutare di obbedire a un comando, e nelle sue possibilità fa qualcosa per sottrarsi alla violenza di un'imposizione,
tanto di più dovremmo fare noi uomini, che dobbiamo diventare degli dèi, che siamo degli dèi. E di conseguenza, di fronte a chi ci propina assurde teorie del monoteismo, assurde predicazioni di Cristo, della bontà, della sottomissione, della missione, del fatto di essere schiavi, noi dobbiamo dire che dovremmo calpestare questo. E in questo senso potremmo dire quello che dice Lucrezio in qualcosa: così la religione fu calpestata sotto i piedi mortali e quella vittoria ci solleva alle stelle. Cioè, Lucrezio, che vive in una realtà ben diversa dalla nostra, in cui tutti quanti vengono considerati dei superstiziosi, dice: di fronte a delle manifestazioni divine che sono dannose per l'uomo, l'uomo deve avere la capacità di calpestarle. Lucrezio era il più grande scettico che Roma avesse avuto. Io ho letto dei brani di Lucrezio qui in radio, se volete ve ne leggo degli altri, e si dimostra cosa abbiamo perso, cioè nella scienza, nella visione del mondo, cioè quello che è rimasto sul della natura di Lucrezio, cioè qualcosa di veramente sublime. Lui appunto parla, questa è una poesia, un punto in cui lui parla di Epicuro, e dice: fa così la religione fu calpestata sotto i piedi mortali e quella vittoria ci solleva alle stelle. Epicureo era, non scettico, hai ragione, scusa. Sì, e di conseguenza voglio parlando appunto di, cioè dice chiaramente, lui non si pone un problema di lesa maestà, di violazione, di cose che devono essere rispettate, perché i cristiani dicono sempre dovete rispettare, lui dice no, noi uomini abbiamo la capacità di comprendere quello che è giusto, quello che è bello, quello che è vero. Non nel senso della verità cristiana, io uso questo termine perché era un termine che piaceva molto all'imperatore Giuliano, cioè nel vero, nel bello, nel giusto, perché siamo noi che decidiamo cosa è la verità, disse fa. Noi siamo capaci di questo, e di conseguenza una religione che per noi non è niente, come il monoteismo, possiamo calpestarla. E ricordatevi che il calpestare è quella schifezza di Gesù Cristo, ci solleva a diventare dei, ci porta alle stelle, ci porta la capacità di riconnettersi con la divinità che è nel mondo, perché ricordatevi sempre che voi non avete nulla a cui vi dovete sottomettere. Se poi volete sottomettervi è una scelta vostra, è un vostro piacimento, è un vostro godimento, è una vostra forma di masochismo. Sì, ma fatelo voi, non trasferitelo nel sistema sociale, non venite, imponetelo. Non venite altri a chiedere che anche gli altri si devono adeguare a questo. E di conseguenza noi diciamo, se uno si vuole liberare, ha l'esempio di Rea. Rea, di fronte a una richiesta, si ribella, agisce e permette di salvare Zeus. E a Zeus non chiede niente, gli chiede soltanto di vivere, di andare avanti, di diventare se stesso. Non solo, ma prima di questo, Gaia arma le mani di Crono per combattere l'Urano stellato. E quando Zeus sarà, è lui che determina la vita, sarà Gaia e Urano stellato che diranno: stai attenta a Meti, perché se ti nasce un figlio maschio da Meti, quello ti fa lo stesso mazzo che tu hai fatto a tuo padre e tuo padre al suo padre prima di lui. E Zeus, per evitare questo, deve trasformarsi. Per cui tenete presente tutto questo. Cioè, noi dalla mitologia prendiamo gli esempi e gli spunti, non è che prendiamo tutto, non prendiamo gratis qualunque cosa che ci viene pesata sulla testa, però riuscire a comprendere alcuni dei meccanismi significa mettere le basi per andare a costruirlo il futuro. So benissimo che quello che io e Francesco abbiamo fatto è una miseria rispetto all'immenso che ci sta davanti. Cioè, sappiamo noi in fondo cosa abbiamo interpretato, cosa abbiamo compreso o capito, pochissime cose, però quello che a noi ci interessa è che quelle pochissime cose possono far scattare la luce, possono far scattare l'intento, possono far scattare anche le passioni di alcune persone che possono andare ben oltre a noi, cioè in fondo noi altri siamo quelli che ha fatto qualcosa, però quello che a noi ci interessa è che le persone vadano oltre a quello che noi abbiamo fatto. Certo che noi ci proviamo di capire le cose, ma quante non ne capiamo? Probabilmente moltissime, però sì, non lo sappiamo, perché se lo sapessimo tenteremmo di capirlo, è chiaro. No, ma noi, quello discorso è fondamentale, cioè ogni monoteista quando gli chiede qualcosa alla fine va a parlare col termine mistero e fede. E noi non andiamo mai a parlare col termine mistero fede, perché noi ci rendiamo conto che nonostante che del passato, che poi non è passato, perché le divinità sono presenti, sono continue e vivono in questo momento, ma noi abbiamo uno strumento fondamentale che di analisi della realtà o che ci può essere d'aiuto, che è la mitologia. Nonostante che noi sappiamo che c'è rimasto ben poco di questa mitologia, c'è rimasto veramente un oceano, una galassia di cose. E quando noi diciamo a qualcuno, ci chiede qualcosa, noi diciamo: guarda che se tu cerchi
hai la possibilità di trovare infinite risposte. Anche perché ricordiamoci che l'approccio al divino non è un approccio mediato da una religione, da un sacerdote o da qualcuno, ma è sempre un rapporto diretto, cioè nel senso che nel politeismo, nel paganesimo, non esiste mai questa necessità di mediazione, cioè non serve neanche che uno ti dia un'interpretazione di un mito, perché sicuramente io dico, io non posso fornire un'interpretazione di un mito o della mitologia in una certa maniera, fornisco in base alla mia sensibilità, in base alla, esatto, mia esperienza, in base anche alla mia cultura, perché logicamente più uno approfondisce certe tematiche, più si rende conto della ricchezza che ci sono. E io sono dell'avviso che se anche le persone percorrono, avendo fiducia nelle loro capacità, nelle loro possibilità, nella loro volontà, percorrono le vie della conoscenza, riescono a trovare moltissime cose e logicamente danno un contributo, anche perché, ricordiamolo sempre, che noi non siamo qui a fare i pappagalli o a ripetere qualcosa che qualcuno ci dice, siamo qui per costruire, siamo qui per agire, siamo qui per fare, siamo qui per intervenire, siamo qui per percorrere, cioè non dobbiamo farsi raccontare un viaggio, noi dobbiamo viaggiare, non dobbiamo vedere gli altri che corrono, noi dobbiamo correre, e di conseguenza questo è significativo, perciò ognuno può raccontare la propria esperienza e ognuno deve fare la propria esperienza. Certo, se uno vuole arrivare alla forma del suicidio del cristianesimo è un problema suo, ma noi diciamo, non hai bisogno che io ti racconti 100.000 miti per farti comprendere la vita. È come nei nostri dibattiti, Francesco, si dà un bagaglio di cose, no? Se si dice una serie di proposizioni, sì, insomma, c'è una serie di elementi, dopodiché ogni persona deve praticarle quelle cose o deve trovare quello che serve a lui per il proprio percorso, cioè anche i nostri dibattiti con Giorgio Stregone non è una verità che uno deve per forza fare quelle cose. Noi diamo la nostra esperienza, cioè quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo costruito, quello che abbiamo vissuto e percepito, e facciamo del nostro meglio per trasmetterlo. Poi chiaramente ogni persona ha da apprendersi e da elaborarsi, perché l'immenso, uh-huh, che ci circonda è talmente grande, è talmente enorme, che se qualcuno avesse l'arroganza di dire mi ti dico cosa c'è, no, non lo puoi fare, anche perché abbiamo sempre evitato di sforare, cioè nel senso che abbiamo sempre evitato di andare, di non andare là dove si costruisce una credenza. Esatto. Cioè abbiamo sempre evitato di dire credi in quello che ti dico, perché non ha senso, cioè sarebbe solo una cazzata, cioè sarebbe tranciare veramente le palle a una, sì, persona. Cioè, quello che io dico, devo dirlo in maniera razionale, cioè devo trasmettere un concetto e un pensiero. Però il potere che serve per una persona per trasferire un pensiero razionale in una situazione emozionale, viverlo all'interno della propria percezione, trasmetterlo nella sua vita quotidiana, è un passaggio che deve farlo la persona, perché io questo non glielo posso dire, cioè non posso acciappare a pattoni una persona perché non fa le operazioni di magia. Io posso indicare alcune cose. Posso indicare la convenienza, sì, di fare alcune cose, l'opportunità di farle. Ma per farle, questa persona deve trovare le sue motivazioni. Protagono, l'intento, non glielo posso dare io a una persona, cioè chiariamoci, cioè, perché le persone in fondo vorrebbero vincere Super Enalotto, esatto, sì, però noi non li possiamo dare i numeri Super Enalotto. Ma potrò, vedi, una cosa che, ma questo deriva anche dalla visione monoteistica, cioè nella visione monoteistica tu arrivi che c'è il profeta che arriva a Dio e gli dice tutto. Cioè, proprio, tutto. Questa tutto è cosa così. Tu devi soltanto fare, stare lì a ripetere questo e testimoniare questo, portare avanti questo. Nel paganesimo, nel politeismo non esiste questo, non esiste uno. Sì, esiste uno che ti racconta la propria esistenza, il proprio viaggio, il proprio percorrere le strade del mondo, la propria vita. Ma non è che tu devi fare, ripete quello che hai fatto, cioè devi fare anche te, devi agire, devi intervenire, non puoi prendere a prestito la realtà degli altri e dire a me serve, perché il paganesimo è fatto sostanzialmente del proprio agire, della propria vita. Allora, nel monoteismo arriva uno che racconta delle cose, davanti alle cose che ti racconta quello, tu puoi dire sì, sicuramente tu hai avuto la visione del Dio, o sicuramente hai indovinato quelle carte del destino, o sicuramente con quel sale mi passa via i dolori. Cioè, puoi dire sì, se è vero quello che tu mi dici, oppure dirgli ti sei solo fatto de coca, ti sei fatto de eroina, ti sei fuori la testa, e chiuso là il discorso. Questo lo potete fare col monoteismo. Con noi non si può fare questa cosa, perché? Perché noi diciamo delle cose che possono essere utili o non possono essere utili. Cioè, se io dico a una persona
Le tue gambe, devi allenare le tue gambe affinché siano forti e tu potrai correre veloce. La persona può dire: io non ti credo che io posso correre veloce. Però razionalmente nessuno può negare che le gambe forti, le gambe efficienti siano più utili a una persona che non gambe non efficienti. Cioè, questo nessuno lo può razionalmente negare, cioè, tanto per essere chiari. Per cui se io dico a una persona: devi sviluppare il tuo sapere, la tua conoscenza, la tua abilità nelle tue mani, il tuo impegno nella vita, non sto dicendo una cosa per cui una persona deve credermi o non credermi. E quando fornisco degli strumenti, togliersi dal centro del mondo, chiamare le cose col loro vero nome, e quello che gli abbiamo forniti finora, non è una questione di credenza o non credenza, ma è una questione di riuscire a trovare il modo per applicarlo rispetto a se stessi, nella propria condizione soggettiva. Per cui noi non vendiamo un credere o non credere, non puoi venire da uno, da me, a dirmi: o te sei fatto da ero, oppure te credo, si buona è la verità. Non può essere con me. Con monoteista sì, invece. Sì, beh. Il monoteismo può essere fatto soltanto questo, insomma, cioè nel monoteismo devi solo credere ciecamente, rinunciare a ogni capacità di interpretazione o di comprensione e di esperienza, perché quello che il monoteismo impedisce è l'esperienza diretta, perché praticamente pone sempre il discorso della tua morte che entrerai nel regno dei cieli. E la tua vita cosa serve? Nell'attesa della morte? No, nel senso che loro cercano di fregarti la tua esistenza, perché ti rendono conto che solo fregandoti la tua esistenza permettono il tuo annientamento. E questo, logicamente, a chi si assoggetta a una simile visione religiosa è un destino fallimentare, perché appunto non vive anche male, perché non si rende conto della dimensionalità profonda della propria vita, del proprio vivere. Ma questo è una volontà del monoteismo, quello di ingannare gli uomini. Sì, ingannano gli uomini e le persone sono pronte a essere ingannate perché sono state truffate. Io qui ho un bel po' di rassegna stampa, perché l'ho raccolta quasi tutta la stampa.